Tacere? Impossibile. Il motto della giornata e del mese missionario mondiale 2021 parte dalla citazione degli apostoli Pietro e Paolo rivolta alle autorità di Gerusalemme, a nome dei discepoli. Non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato. Come era vero allora, così è vero oggi. Non possiamo assolutamente tacere le esperienze dell'amore di Dio che abbiamo visto, sentito e vissuto. Ci vuole però coraggio per condividere questo messaggio, per raccontarlo agli altri. Durante questo mese di ottobre saremo in particolare in comunione con la Chiesa del Vietnam. Missio, le opere pontificie e missionarie hanno scelto questa chiesa per mostrare come sia possibile diventare messaggeri di speranza e strumenti dell'amore compassionevole di Dio. Conosciamo questo paese perché simbolo di enormi spiagge, di grandi risaie verdi e di antiche ed affascinanti tradizioni, ma la sua storia purtroppo racconta anche altro. Il popolo della Chiesa Cattolica in Vietnam è stato ed è tuttora segnato da esperienze di guerra, di separazione e anche dal governo comunista. Internamente la Chiesa è libera, ma esternamente non può davvero operare liberamente. È sotto osservazione da parte del governo e il suo spazio di manovra è molto limitato. Ciò nonostante, la Chiesa sta crescendo. Le donne e gli uomini nella Chiesa Cattolica in Vietnam non hanno potuto organizzarsi in associazioni o in gruppi per approfondire la loro fede. Ma anche se la Chiesa Cattolica non può avere un ruolo nella vita pubblica, è comunque rispettata, i suoi valori sono rispettati. La Chiesa in Vietnam mostra nella vita quotidiana che non può tacere la speranza. E ci interroga proprio su questo. Che cosa noi non possiamo tacere? Che cosa desideriamo dire? Non esitiamo a chiedercelo. Il fuoco della fede arde ancora? Sono certa che ognuno di noi ha qualcosa che non può tacere.